È stata la settimana del nuovo governo, con la fiducia di Camera e Senato, dunque ha preso il via il terzo esecutivo di questa legislatura. Cosa ne pensano i capigruppo regionali collegati già con noi e cosa deve chiedere ora la Toscana? L'emergenza vera oggi, più ancora purtroppo di qualche settimana fa, è quella sanitaria e la priorità sono i vaccini. A che punto siamo? Cosa accadrà nelle prossime settimane? Quale impegno è necessario da parte delle istituzioni regionali? In una condizione di grande incertezza si va ormai verso la primavera e quella che dovrebbe essere la prima parte della stagione turistica sarà inevitabilmente compromessa anche nel 2021, ma quali sono oggi le strategie della Toscana per il turismo? Le commissioni hanno discusso e licenziato gli atti che arrivano ora all'esame del Consiglio, in particolare la nota di aggiornamento al DEF regionale, il documento di economia e finanza che prevede investimenti per 1 miliardo e 600 milioni. Una volta partiamo da Roma perché certo il nuovo governo avrà voce in capitolo su tante questioni toscane. Vedremo dopo cosa deve chiedere la Toscana. Intanto parto dal capogruppo del PD collegato con noi, Vincenzo Ceccarelli. Come valuta le prime parole di Draghi? Un intervento in coerenza con il personaggio, sicuramente di alto profilo, in continuità con quello che era stata l'esperienza anche del governo precedente, ma anche con le dovute innovazioni. Però tanto per citare alcuni dei passaggi più significativi, ha parlato ovviamente del contrasto alla pandemia, il piano di vaccinazione come priorità, perché senza salute non si può parlare neanche di altre attività. Ha parlato però di salvare il lavoro, quindi non soltanto l'impresa ma il lavoro in tutte le sue forme, con tutto quello che questo comporta, e credo che questo sia perfetta linea con quello che noi abbiamo come priorità anche nel governo regionale, vale a dire salute e lavoro. Quindi direi che, se vogliamo fare un commento politico, un governo nel quale stretta si deve sentire la Lega a sostenerlo, non sicuramente il Partito Democratico. Anche la Lega sostiene ora il governo Draghi. Capogruppo Montemagni, cosa ne pensa delle sue prime parole? I temi trattati sono molto interessanti, a partire dall'abbassamento graduale delle tasse degli italiani con la riforma del fisco. Finalmente si torna a parlare di lavoratori autonomi, perché sono una spina dorsale in Italia ma poi in tutta la Toscana, quindi è bene che tornino centrali nel dibattito politico. Ci sarà ovviamente a sviluppare il tema delle infrastrutture, ma mi sembra che ci sia una grande apertura da parte di Draghi. Abbiamo ascoltato una sorta di bocciatura su quello che ha fatto Arcuri per quanto riguarda i vaccini e noi siamo d'accordo, pensiamo che si debba ripartire ed arrivare a risultati molto più alti e anche molto più vicini alle esigenze che abbiamo proprio in Regione Toscana, ma anche a livello nazionale, e finalmente si parla anche di rimpatri, che non è poco. C'è un partito che a Roma, come a Firenze, è contro questa esperienza. I Fratelli d'Italia, con noi il capogruppo Francesco Torselli, che vedete già collegato, la sua prima valutazione sul primo intervento del Premier. Beh, è un po' quello che ci aspettavamo, è un'asticella messa dal presidente Draghi molto in alto. E visto il periodo storico anche rischioso, alzare così tanto l'asticella e creare tante aspettative negli italiani, di contro c'è rimasto quello che era il dubbio iniziale. A me da una parte fa sorridere ascoltare il presidente Draghi che parla di rilancio, che parla di essere l'uomo arrivato per portare finalmente fuori il paese dalla crisi, e poi nel discorso iniziale ascoltiamo l'elogio del piano approvato dal governo Conte, ascoltiamo il primo ministro che parla di azione in continuità col suo predecessore, e poi vediamo tra l'altro nei posti chiave, penso uno tra tutti, quello del Ministero della Sanità, la conferma degli stessi che sono stati additati come i colpevoli della situazione emergenziale di oggi. Il Movimento 5 Stelle ha detto sì a questa nuova esperienza di governo, ma non tutti sono d'accordo, ci sono strappi e conseguenti e polemiche. Cosa ne pensa la capogruppo Galletti?
Le linee guida che ha espresso sono piuttosto generali, quasi generaliste, e sicuramente riconoscono il grande lavoro che è stato fatto dal precedente governo guidato da Giuseppe Conte. Adesso però si tratta alcuni dei passaggi che per noi sono più rilevanti, come quelli sull'ambiente e sulla sostenibilità, di farli diventare lettera scritta e quindi declinarli all'interno del Recovery Fund, che giustamente chiama Next Generation, perché dobbiamo guardare al futuro. E soprattutto si deve declinare all'interno dell'operato dei ministeri. Il primo appello che ha fatto a cercare di mantenere sobrietà dei toni e diciamo non litigiosità, dopo 6 ore è stato assolutamente disconosciuto da Garavaglia, che ha aggredito l'operato del ministro Speranza. In tutte le dichiarazioni pubbliche, soprattutto Italia Viva sente questo governo come proprio, come una sorta di sua creatura. Il primo giudizio del capogruppo Scaramelli. Ma molto bene, abbiamo rivisto un discorso di altissimo livello, grande spessore culturale, grande visione del futuro, grande pragmatismo, quindi tutti elementi positivi che fanno sì che il Presidente del Consiglio si sia presentato nel migliore dei modi, a mio avviso, in Senato e adesso alla Camera, e credo che ci siano tutti i presupposti per un governo di altissimo valore, di unità nazionale che può portare veramente l'Italia al centro delle politiche europee. Infine abbiamo una registrazione di Marco Stella, capogruppo di Forza Italia. Sentiamo anche la sua valutazione, è il sesto capogruppo. Abbiamo detto fin dall'inizio che le esigenze del Paese erano diverse rispetto alle esigenze del Palazzo. C'era da affrontare una crisi sanitaria e l'hanno fatto con grande difficoltà, c'era da fronteggiare e da dare una mano alle imprese per una crisi economica e non l'hanno fa assolutamente fatto. Oggi speriamo che cominci una fase nuova, una fase dove si diano delle risposte serie ai problemi di questo Paese. Dopo torniamo e vediamo cosa la Toscana dovrà chiedere al nuovo governo, aspetto importante sicuramente. Intanto partiamo dal lavoro delle commissioni e soprattutto dall'aggiornamento al DEF. La nota di aggiornamento al documento regionale di economia e finanza è molto importante per questo triennio, ma già soprattutto per il 2021. Ci sono grandi investimenti, circa 1,6 miliardi. Quasi la metà, 786 milioni, sono per le infrastrutture, la mobilità, la sostenibilità. 124 milioni sono per scuola e formazione. 113 vanno alla produttività e alla valorizzazione delle imprese. Poi 64 milioni per il diritto al lavoro, 67 per l'economia circolare e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Le opposizioni, almeno per ora, hanno detto no, lamentando l'assenza del confronto politico, e il dibattito adesso si svilupperà in aula. L'altro grande tema, il più importante, è quello dei vaccini, l'unica arma che abbiamo contro il virus e le sue varianti che stanno colpendo in maniera sempre più dura la nostra regione. C'è un impegno condiviso da tutti, c'è l'opera di ricognizione e analisi che fa la Commissione Sanità e c'è il lavoro di tutta l'Assemblea regionale su questo. Se ne è fatto interprete più volte, anche in diretta, durante la nostra trasmissione quindicinale del sabato mattina, il mio consiglio, il presidente Antonio Mazzeo. E ha fatto riferimento soprattutto alle persone più fragili. Una donna e un uomo di più di 80 anni, che ormai è un anno che sono in casa, perdono un pezzo della loro vita, nel senso che le loro fragilità aumentano rimanendo sempre in casa per la paura di non poter fare una passeggiata. Ecco perché dobbiamo partire da loro. E poi io vorrei dire, l'ho detto al presidente Giani, all'assessore Bezzini, di trovare il modo e la forma di inserire subito in questa prima fase, diciamo in questa seconda fase, anche i ragazzi e le ragazze disabili. Hanno tante patologie correlate. Troviamo il modo di inserirli subito perché anche loro hanno il diritto a vivere una vita più tranquilla e possono uscire e avere quel pezzo di socialità che per un ragazzo con gravi disabilità è fondamentale. Se la nota di aggiornamento del DEF è stata analizzata dalla prima commissione, quella per gli affari istituzionali, in questi giorni hanno lavorato anche le altre. Intanto la commissione per le aree interne ha cominciato le sue audizioni e ha ascoltato Stefano Casini, benvenuti, direttore dell'IRPET. In queste zone, in Toscana, vivono 1 milione di persone che spesso lamentano la mancanza dei servizi essenziali, anche di quella connettività internet che adesso, in piena pandemia, potrebbe rivitalizzare e non poco i piccoli centri.
Molto dipenderà certo anche dai fondi europei, dalle risorse del Recovery Fund che alcuni enti locali stanno cercando di indirizzare su progetti di grande rilievo. Lo ha fatto il Comune di Livorno con gli altri della provincia, con quello di Pisa, quello di Pontedera, altri ancora, e ha illustrato il lavoro svolto alla Commissione per le politiche europee. Per valorizzare il patrimonio storico e culturale degli enti locali, e oggi magari chiuso al pubblico per il degrado, c'è una proposta di legge che la Commissione Cultura intanto ha approvato all'unanimità. Voto unanime anche per la legge che autorizza il finanziamento dei progetti per le città murate. Tra gli obiettivi dell'Europa c'è quello della sostenibilità ambientale, che significa anche decongestionare i centri abitati. L'intervento, che vale circa 4 milioni, aiuterà a realizzare i parcheggi. La legge è stata licenziata dalla Commissione Territorio e Ambiente. E poi c'è la crisi economica che incombe, che pesa già come un macigno sulle imprese. La richiesta di sostenerle attivamente anche oltre a quelli che sono i ristori del governo viene condivisa da tutti i partiti che votano sì in consiglio regionale. Il pensiero allora corre anche alle imprese turistiche, che in molte realtà rischiano un'altra stagione da incubo. Come abbiamo visto la scorsa settimana, e la puntata è ancora sul nostro sito www.teleGranducato.it, è stato approvato il bilancio di Toscana Promozione Turistica. E da quell'atto, anzi due, perché sono stati votati sia il bilancio consuntivo del 2019 che quello di previsione del 2021, è cominciato il dibattito sulle strategie per il nostro turismo. Cosa ne pensa la Presidente della Commissione? Ed è vero che ormai bisogna prepararci ad essere pronti per il 2022? Sì, ahimè sì. Quindi noi vivremo ancora questo anno che si dividerà fra i ristori che ancora stiamo aspettando e quindi con il sostegno per le imprese in difficoltà, ma anche su una ripartenza, su una riprogrammazione che dovrà essere calibrata con le esigenze del mercato che inevitabilmente sono cambiate, e quindi dovremo essere molto bravi a integrare l'offerta turistica, patrimoniale, culturale e di eventi in maniera diversa, e questo dobbiamo farlo solo insieme agli operatori. Il 2021 sarà l'anno di passaggio, anche perché noi siamo nel cosiddetto semestre bianco, in cui aspettiamo anche nuovi fondi strutturali e su cui andremo a presentare i nostri nuovi progetti per ripartire nel 2022 in maniera ancora più forte. Visioni diverse tra i gruppi di opposizione. Dalla Lega partiranno le istanze per il neo ministro Garavaglia, che è dello stesso partito. Intanto proprio dobbiamo ripartire dal concetto che dobbiamo salvare il nostro turismo, salvando anzitutto le attività che fanno il turismo. Mi vengono in mente gli alberghi, ma anche tutti i servizi connessi al turismo come ristoratori, bar. Noi abbiamo presentato delle mozioni, abbiamo presentato degli atti che sono finiti in discussione oggi, ma che in accordo con la maggioranza abbiamo deciso di portare in commissione per ritrattarli in aula la prossima volta, proprio per avere la possibilità di dare un contributo e cercare di portare sollievo a tutte quelle famiglie e quelle attività che sono in forte difficoltà. Un'altra opposizione è quella del Movimento 5 Stelle sulle politiche regionali per il turismo. Qual è l'idea? Bisogna non parcellizzarci. Ciascuno di noi giustamente è orgoglioso della territorialità dei propri beni culturali, del proprio turismo. Però dobbiamo ricordarci che all'estero siamo conosciuti come brand Italia innanzitutto e Toscana. Bisogna cercare di lavorare in sinergia promuovendo tutte le località, tutte le zone della Toscana, nell'ottica di quella Toscana diffusa anche nel turismo. E dobbiamo smettere di ragionare un po', io lo dico spesso, in chiave fiorentino-centrica, perché se è vero che il capoluogo ha molto da offrire, abbiamo una costa e delle zone limitrofe che, specialmente quando si tratta di abbassare il livello di assembramenti, hanno delle bellezze incredibili da offrire e devono essere valorizzate anche per il rilancio di quei borghi in una chiave che deve essere nell'ottica di chi li vive. Dal turismo a tutte le altre questioni aperte, sono molte in Toscana. Cosa deve chiedere, insomma, la nostra regione al governo? I capigruppo sono sempre con noi, rapida carrellata di opinioni. Io credo che la Toscana deve cercare di far inserire qualche opera infrastrutturale in più rispetto a quelle che erano presenti nella stesura di prima, e credo che rispettando quelle che sono le linee guida dell'Europa, quindi infrastrutture che favoriscono la sostenibilità, difesa del suolo, io aggiungerei per esempio un investimento importante per quanto riguarda la rete irrigua, sia e anche quella idropotabile, e poi strutture per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti.
Insomma, credo che alla Toscana si presenti l'opportunità, cioè, di ritornare ad un confronto che il presidente Ciani ci ha anche annunciato avverrà nei prossimi giorni, per cercare di arricchire, cioè, nel documento nazionale quelle che sono le proposte e le esigenze progettuali che la Toscana ha. Intanto, come si diceva prima, sanità e lavoro sono i temi principali in tutta Italia e lo sono anche in Toscana. Lavoro per noi significa lavoratori autonomi, ma significa anche tutti quei comparti che hanno sofferto pesantemente. Si parla della montagna, ne abbiamo parlato ieri e accogliamo molto bene quello che ha già fatto e che ha dichiarato ieri il nostro ministro Garavaglia. Pensiamo che si debba lavorare tantissimo sul commercio, sull'artigianato, su tutte quelle persone che lavorano e lavorano anche in conduzione familiare, che devono essere salvate e salvaguardate. E poi sulla sanità, perché se la Toscana vuole avere un sussulto d'orgoglio, bisogna rimettere sul tavolo la riforma Saccardi, rivederla di sana pianta. Ma io mi auguro innanzitutto che non vi siano più da parte del governo trattamenti di disparità tra regioni, come abbiamo visto fino ad oggi. Io mi auguro che il nuovo governo riesca ad ascoltare i governatori di regione e ad ascoltare anche quelli che sono i progetti che dalle regioni arriveranno sui tavoli del governo. Mi auguro che il governo recepisca le urgenze delle regioni, una su tutte i vaccini. Ma la Toscana deve essere protagonista con i nostri progetti, con la nostra discussione, con il nostro programma, con la nostra storia, con il contributo che può dare in termini di valore aggiunto rispetto, penso, al turismo, alla cultura, all'istruzione, alla formazione. Ha bisogno di fare grandi opere infrastrutturali, ha bisogno di stare nell'agenda del governo rispetto anche al percorso non soltanto infrastrutturale ma anche di innovazione tecnologica. Penso la Toscana possa dare un grande contributo. La Toscana deve chiedere profonda attenzione a tutte le aree che vengono definite periferiche e quindi un'accessibilità che deve essere stata dalla manutenzione delle infrastrutture che Draghi ha citato nel suo discorso, la banda larga, internet in tutte le aree. E una sostenibilità che deve partire dall'ambiente, perché se vogliamo continuare a tutelare le nostre eccellenze, come spesso amiamo dire anche negli atti che presentiamo in Consiglio regionale, dobbiamo ricordarci che queste eccellenze poggiano su un ambiente, quello toscano, che è fragile dal punto di vista dell'inquinamento. Abbiamo tantissimi siti da bonificare e soprattutto del dissesto idrogeologico. Ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare. I medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni. Cioè, gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria, e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica che in questo momento ci preoccupa tantissimo. Grazie a tutti, noi torniamo, cari telespettatori, venerdì prossimo, 26 febbraio, sempre dopo il TG della sera alle 21:10 circa.